improvvisazione. Mista! Mista! Oh, due sere, quattro tempi. Mista! Oh. Esercizi di stile. Cos'è? Io cerco il titolo. In questa categoria, in cui l'arbitro dovrà assegnare un tema, poi questo tema verrà messo in scena una prima volta liberamente, quindi il primo stile sarà libero, e poi questa improvvisazione farà da canovaccio per altre improvvisazioni con stili che saranno dettati dal nostro cattivissimo arbitro. Quindi scegli prima il tema? Sì, scelgo prima il tema. Il tema è: o tutti o nessuno. Vi do un minuto di tempo. O tutti o nessuno. Chi è? Io. Ma faccia un po' te. No, da te perché ti vedo abbastanza cinese. Al mare con il Montanaro. Quando l'hai pensata questa? Prima di sedere. Prima di sedere? Pensi al mare con il Montanaro? No, tutti quanti hanno pensato prima di entrare qui. Oh, ma perché non vado al mare con il Montanaro? Perché ho pensato la spiaggia in Italia e la montagna in Svezia. Ma dov'è la montagna in Svezia? Senti, non è che per caso hai incontrato mio fratello prima, perché la droga fa male, sapete? Chi prima arriva, prima alloggia. Quindi tu sei arrivato prima, hai preso il posto, hai pensato al Montanaro, al mare, e poi hai detto, chi arriva prima però prima alloggia, eh? O tutti o nessuno. Cosa volevi dire con o tutti o nessuno? Fammi un esempio di tutti o nessuno. Bravo! E questo è il problema! Uno legge questo e dice, ma che cazzo faccio? La prima cosa che mi è venuta. Ma mi sembra che... è stato così, ma che cosa ti è passato così? Io vedo delle somiglianze. Tu sei il figlio di qualcuno di qua. Quadra rossa. Ecco perché voti sempre rosso. Allora, meno male che la mamma sta parlando in questo momento e non riesce a sentire le tue risposte. Quando vai a casa, nascondi la roba, va bene? La Siniki, pomodori? Pronti? Partenza? Via! Pronti per buttarci? No. I paracaduti? Sì. Sono tutti pronti? Sì. Ma io devo andare in bagno però, eh. Come che tu devi andare in bagno? Devo andare in bagno. Sicuro? Devo andare in bagno. Perché in questo momento? O tutti o nessuno. Tutti in bagno. Tutti in quel terreno. Tutti. Signor arbitro? È appena iniziato. E meno male. E anche finito. No, è troppo. Possiamo continuare. Penalità ai verdi. Per fare il chiamato, potete continuare. Vai. Vai, continua. Continua. Cosa? Forza! Penalità ai rossi perché questo non si sveglia. Allora, pronti? Pronti? Giù le braghe! Fatta tutta? Sì. No. Andiamo! Andiamo! O finiamo tutti o le su. Vuoi aprire il... lo blocco? Lo... Infinito. Andiamo. È ora di lanciarsi. In cabina! Avete tutti i paracaduti? Ok, ci siamo. Paracaduti? Sì. Però se uno, due, tre... manca qualcuno dell'equipaggio. Eccolo! È arrivato un Ragazzi, ma in bagno c'è pieno di pipì, ma...
ma che avete fatto? Allora, pronti? Oh, che fate? Ci dobbiamo buttare. Vuoi mangiare il panino? Anch'io voglio un panino. Avete voluto voi, pisciate vostro. Esercizio di stile significa che adesso vedrete la stessa scena in stili diversi. Ma l'ho già spiegato io. Sì, ma non hanno capito quando hai parlato. Il primo stile è depresso, in onore dell'inverno svedese. 3, 2, 1. Che palle questo aereo, c'ho anche il vomito, un piccolo di voglia. No. Senti, ci buttiamo così la facciamo finire. Ho subito. Non ne posso più. Neanch'io. Ragazzi, ce l'avete il paracadute? Sì. Sì. Però io voglio togliermi un'ultima soddisfazione. Togliti. Voglio pisciare in faccia a quelli che stanno lì sotto. Facciamo per te. Sì, tutti o nessuno. Però io ho smesso di fare la pipì tanti anni fa. No, che tristezza. Vai, giù. Io mi aspetto fuori. Sai che no, non mi viene neanche la pipì. Faccio finta. Una suppostina. Grazie. Pronti? Sì, dai, torniamo, è ora di buttarsi. Dai. Pronti? Ce n'è un altro che si deve buttare. Oh, che palle. Ragazzi, quel bagno di là ricorda quello di casa mia. Pieno di tu, che avete fatto? È sempre chiuso. Vabbè, io direi che a sto punto ci rimane solo una cosa da fare, no? Perché la finiamo? Qualcuno vuole una minestrina? Sto già al posto! Io non mangio più. Semolino? Oh, ragazzi, ma i paracaduti... L'ho cotta troppo. L'ho lasciata. Oh, ma i paracaduti ve li dovete mettere. Sì. Basta, non aspetta, no, non ce n'è nessuno di paracaduti. Nessuno. No, adesso come fai a rimanere per ultimo? Se non sei paracaduti. Facciamo una cosa, tu stai depresso, vai giù. Oh! Noi invece siamo bene, Ma non un 2-3 via, è troppo simpatico. Uno e poi uno. Beati voi. Secondo stile differenziato, a questo punto vediamo cosa fanno con l'iperattivo. Allora, iperattivo, 3, 2, 1. Due biglietti! Sì. Pronti? Dai ragazzi, aspetta, buttiamoci, io non ho nulla da perdere! No,
no, no, no, no, no, no, ho mangiato troppo, ho mangiato troppo, devo farla, andiamo, tutti, ho tutti e nessuno la facciamo, subito, subito. Dritta, dritta. Questo è tutto